Intanto do il benvenuto a tutti i presenti. Oggi inizio un percorso verso la conferenza di organizzazione. Come sapete è un momento importante per la nostra organizzazione. Come coordinamento politiche giovanili nazionale, quindi il coordinamento che facciamo ogni mese, ogni due mesi come capita, si è deciso e si è proposto di organizzare appunto un percorso di attivi e di laboratori da svolgere prima delle conferenze territoriali, perché come sapete le conferenze d'organizzazione saranno a livello territoriale. Si poteva decidere di organizzare all'interno di ogni territorio oppure però diciamo che poi tante volte i territori sono presi da mille problemi, soprattutto qui in Calabria, ma anche nel Lazio la stessa cosa, si è deciso di organizzare un unico attivo laboratorio a livello regionale, in maniera tale che i giovani, diciamo i quadri, i delegati, si confrontano e discutono e si scambiano le idee appunto per dare un contributo poi alle conferenze territoriali. Come giovani calabresi abbiamo deciso di fare questi attivi laboratori dividendo in tre laboratori. Innanzitutto do il benvenuto a Gianluca al tavolo, Gianluca Scuccimarra, che è il presidente nazionale dell'UDU nazionale, l'associazione studentesca degli universitari, e attendiamo Salvatore Marra, che l'aereo purtroppo ha fatto ritardo, quindi stanno arrivando. Salvatore Marra, che ovviamente tanti di voi già conoscono, è il presidente dei giovani del sindacato europeo. Franco Fedele, che è un compagno del coordinamento degli artigiani della Lombardia, che hanno fatto in Lombardia un'applicazione sul telefonino. Chiamandolo appena si apre questa applicazione c'è scritto occupi CGL. Quindi noi quando eravamo a coordinamento, c'era pure Giuseppe, abbiamo detto questa cosa, abbiamo aperto occupi CGL, come se ci eravamo un po' preoccupati. Invece dal punto di vista della comunicazione, lo dirà Franco poi nel gruppo che svolgerà, è stato ha avuto un impatto importante nei confronti dei giovani. E dopodiché c'è una compagna della segreteria confederale della Commissione Obreras di Madrid, insieme a loro che stanno arrivando, ci darà una sfaccettatura di quello che è anche in Spagna, sono le politiche organizzative che riguardano appunto i giovani. Il primo laboratorio abbiamo fatto sulla contrattazione e la rappresentanza inclusiva, che è al centro del documento, sia del documento che trovate nelle cartelline, che è il documento che hanno licenziato i giovani, sia nel documento che ovviamente quello della CGL, no? Che ha licenziato il 14 del mese scorso la CGL nazionale. Perché appunto la rappresentanza, la partecipazione, soprattutto per coloro che non hanno tante volte la possibilità di farlo per i contratti che purtroppo i giovani oggi riscontrano nei luoghi di lavoro, oltre al fatto che anziché eliminarla in qualche modo la precarietà, come la CGL porta avanti da anni, il Jobs Act l'ha peggiorato, cioè ha peggiorato chi qualche diritto l'aveva. Quindi vedere come, discutere come anche coloro che non hanno questi diritti possono partecipare democraticamente alla vita della nostra organizzazione attraverso una contrattazione che li includa all'interno della contrattazione poi che avviene, che può essere aziendale, territoriale e così via. Da una parte appunto la contrattazione inclusiva, dall'altra dei processi, appunto dei nuovi processi di sindacalizzazione e di reinsediamento, come avviene ad esempio nella FLAI con il sindacato di strada, oppure spesse volte non dobbiamo inventarceli, perché spesse volte ci sono buone pratiche nella nostra organizzazione che vanno diffuse e messe appunto in rete.
Il secondo gruppo è quello sulla comunicazione, come dicevo io, importante, è un mare aperto. Quando, siccome io sono nel gruppo della comunicazione, un po', come dire, mi sono cercato di documentarmi, no? Per dare un contributo. Vi dico la verità, non ho trovato nulla, cioè eccetto questa applicazione fatta in Lombardia. Sulla comunicazione, dal punto di vista, diciamo, esterno, ovviamente, mi riferisco, c'è pochissimo, c'è un mare aperto, quindi si può capire come, diciamo, in qualche modo cerchiamo di approcciare appunto i giovani. E la formazione appunto come veicolo di cambiamento è fondamentale, ovviamente, e in questo confrontarsi con le associazioni studentesche ci dovrà essere oggi anche il presidente nazionale della rete degli studenti, che purtroppo per una questione di salute non è potuto venire. Confrontarsi con gli studenti sia dal punto di vista della formazione sia dal punto di vista degli spazi in qualche modo che da dare ai giovani nella nostra organizzazione, credo che sia importante e fondamentale. E infine abbiamo discusso del fatto di ovviamente dal punto di vista politico discutere del piano per il lavoro appunto dei giovani. Tra l'altro la Calabria è inserita in un progetto europeo per questo piano per il lavoro per i giovani, alcune camere del lavoro sono inserite in questo progetto, quindi se verrà in qualche modo approvato dall'Unione Europea ci dovremmo cimentare appunto in questo, quindi avere già un contributo in un momento così importante credo che sia fondamentale. Questi attivi laboratori nazionali che si stanno svolgendo in tutte le regioni, nel territorio a livello regionale, si concluderanno a settembre con un attivo nazionale, una festa, perché il coordinamento politiche giovanili ogni anno organizza questa festa in cui discute appunto delle politiche. Quindi si concluderà a settembre prima della conferenza nazionale d'organizzazione. Alla fine dei laboratori faremo la plenaria in terrazza, in cui uscirà, diciamo, ognuno dei gruppi o un rappresentante per ogni gruppo che deciderete nei gruppi appunto rappresenterà quello che è uscito dal gruppo, e poi sarà ovviamente compito nostro fare la sintesi e ovviamente far uscire il documento che esce da questo attivo oggi. E dopodiché c'è un aperitivo, lo dico, un po' di musica, così almeno facciamo qualcosa di più ludico. Quindi io credo che possiamo iniziare con i laboratori. Intanto ci sono i relatori dei gruppi già, quindi cominciano i relatori che ci sono, poi quando man mano che arrivano gli altri daranno il loro contributo. La logistica, i laboratori, cioè noi abbiamo fatto pure, c'era Celeste in più di una testa, ma anche qualche altro compagno. I laboratori possiamo dividerci, cioè sono tre, quindi diciamo non ci formalizziamo, nel senso che qua ci sono i tavoli, quindi ci dividiamo così come avviene nella formazione, no? Ci dividiamo il lavoro di gruppo semplicemente, dopodiché la plenaria invece la faremo su. Decidiamo come, dove, quindi il primo gruppo, Daniele, dove si mette? All'aperto. Ok, il secondo, Bruno? Può essere. Qua ce ne stanno due comunque. Allora, qua due gruppi ci stanno, quindi... Allora, noi volevamo dividere un po' già i gruppi in anticipo dal punto di vista logistico, però quando siamo stati a Pescara non c'è stato bisogno, ognuno, poi alla fine la divisione avviene naturalmente, quindi ognuno parteciperà al gruppo che vuole partecipare. Quindi il primo è contrattazione e rappresentanza inclusiva, il secondo comunicazione e formazione, il terzo legalità, sviluppo e lotta all'ineguaglianza, il piano del lavoro dei giovani, che comunque
trovate nelle cartelline, quindi questa sintesi dovrà essere nelle cartelline. Vediamoci dei tempi, sono le 4, diciamo massimo alle 7 dobbiamo finire, quindi fate conto degli interventi anche di fare diciamo alle 6, un po' più tardi. Eh sì, tante cose sono sempre una più tardi, quindi buon lavoro. Allora, cominciamo, diciamo ogni gruppo farà diciamo la relazione di quello che è uscito dal gruppo. L'unica cosa che vorrei, è siccome Franco Fedele deve andare via, deve prendere l'aereo, vorrei che desse un contributo diciamo a tutti, perché l'ha dato al gruppo sicuramente e uscirà dal gruppo poi per chi relaziona. Però siccome viene da Milano ed è venuto, diciamo, ci teneva ad essere qui e ha fatto di tutto per esserci, vorrei che questa bella esperienza che è stata fatta in Lombardia arrivasse dalla sua bocca a tutti quanti. Quindi gli do la parola e poi proseguiamo con gli altri interventi e con le relazioni dei gruppi. Grazie Federica, grazie a tutti per l'ospitalità che per me ha un'importanza doppia perché sono nato in questa regione, quindi è davvero con onore che sono qui. Io la faccio molto breve, lo dico davvero anche perché devo partire, ma anche per voi perché state lavorando molte ore, poi lo faccio anche per Salvatore, perché mi spiegava che non dorme e non mangia da 2 giorni, quindi mi sembra giusto che anche lui riposi un attimo. No, io la dico così, sto solo al progetto. Il progetto è un progetto che è partito tentando di toccare i giovani nel mondo dell'artigianato, che sono tantissimi. L'artigianato è un territorio che la CGIL esplora in un modo diverso, oppure difficilmente farà tanto nuovo proselitismo per quanto riguarda gli attivi, i lavoratori e le lavoratrici, e il mondo giovanile, perché c'è una davvero un territorio vastissimo di intervento per tutti noi. Siamo in una regione dove la percentuale della disoccupazione, che è già pesantissima sulla media nazionale, diventa insopportabile sulla media regionale. Siamo in un territorio dove forse, quando spiegheremo anche a settembre i risultati di un sondaggio, di interviste che abbiamo fatto ai ragazzi, possono uscire fuori cose clamorose. Una in contraddizione la voglio porre a tutti voi: molti giovani dicono che si fidano nonostante tutto del sindacato, e un terzo di loro dicono che non si sono mai iscritti al sindacato perché nessuno gliel'ha mai chiesto. Quindi bisognerà riflettere sul perché non riusciamo ad arrivare ai giovani. Noi abbiamo tentato di esplorare un terreno nuovo. Mi rivolgo a te perché ne hai parlato prima, sei un esperto dei social. Abbiamo detto: ma perché non usiamo quegli strumenti che i giovani usano, magari non per sostituirlo al contatto umano, questo deve essere chiaro, perché io anche nell'artigianato dico sempre: la bilateralità non deve sostituire la contrattazione, non deve cambiare la nostra natura, anzi dai gruppi, proprio tu lo dicevi, o riscopriamo identità e senso d'appartenenza oppure non avviciniamo nuovi dirigenti capaci di rappresentare. Io dico sempre che i germogli sono importanti, ma anche le radici, altrimenti l'albero non cresce, non cresce bene. Il progetto si articola in 3 fasi. La prima, il questionario e il sondaggio. Abbiamo messo in campo con i social network, abbiamo raggiunto 450.000 giovani in 30 giorni. Hanno aperto il questionario 45.000 giovani. 11.000 hanno provato a riempirlo, 1.029 lo hanno riempito, un successo incredibile in così poco tempo. Poi daremo i risultati di questo sondaggio, alla fine torneremo sui social per dire a questi giovani, perché sono anonimi i questionari, guardate che questi sono stati i risultati del nostro contatto, e questo è un passo in avanti. La fase finale sarà quella di andare dal prossimo autunno nelle scuole, soprattutto all'ultimo anno delle scuole professionali e non solo, per parlare di noi, ma per parlare di loro, dei loro bisogni, dell'orientamento al lavoro, del mercato del lavoro che cambia, di tutte le nuove regole. E in mezzo ci abbiamo messo un'app che, vi dico subito, non si chiama Occupy CGL, che ha preoccupato tanti, invece è un titolo provocatoriamente messo lì perché si rifletta.
si chiama noi CGL Lombardia, perché della Lombardia lo abbiamo griffato, insomma, no? Però noi CGL dice molto, infatti ai giovani gli diciamo vieni non per occuparla, vieni per cambiarla insieme a noi, per costruirla più vicino ai tuoi bisogni. Questa app potete scaricarla tutti, è una cosa secondo me utilissima, se non altro anche perché ci sono informazioni che possono servire a tutti. Infatti l'app si apre e ti fornisce subito la possibilità di trovare tutte le sedi della CGL, guidati da Google Map, ti permette anche di arrivarci con la strada, con i mezzi, con quello che vuoi, ti dice quali sono i servizi dell'organizzazione e soprattutto ti dice anche, cambiando continuamente pagina, che cosa puoi fare utilizzando l'app. Intanto ci sono le news che vengono aggiornate, ho visto prima l'ultima di 3 ore fa, che dice ai giovani guarda che in quel settore non trovano occupati, perché non cominci a esplorarlo un attimo, che magari riesci in questo marasma del mercato del lavoro a trovare un posto di lavoro. Gli insegniamo anche a compilare un curriculum vitae, diciamo le partite IVA come devono operare nei loro bisogni. C'è un link che spiega che cos'è il Job Act, cosa sta cambiando, che cosa bisogna fare per affrontare i nuovi problemi del mercato del lavoro. C'è una pagina dove ci sono tutti i contratti, manca quello dei chimici dell'artigianato perché è stato rinnovato l'altro ieri, e quando noi lo inseriamo per aggiornare un'app, davanti a me c'è qualcuno che ha provato a farla anche qua, l'app, ci vuole qualche giorno perché sia alimentata, quindi questo... Poi ci sono anche delle pagine dove c'è la possibilità di dialogare tra di noi, ma può vivere solo l'app? No, ho detto prima ci vuole anche il contatto umano, vi faccio solo un esempio, la Lombardia dal 2 al 4 settembre farà una festa regionale dei giovani che sarà inaugurata da Susanna Camusso e in quella giornata noi presenteremo anche in modo diverso questa app, nel senso che prima del concerto serale, dove prevediamo ci saranno migliaia di giovani, noi useremo dei luoghi della festa per avvicinare i ragazzi alla nostra app. Finisco con questo esempio. I ragazzi devono avvicinarsi, poi ci sarà un grande slogan che campeggia, sarà una birra per un'app, e i ragazzi che scaricheranno l'app gli offriamo una birra buona, buonissima, quindi un modo simpatico per avvicinarli, per parlare con loro, perché l'obiettivo finale è il contatto e portarli vicini alla CGL dicendogli non ci sono qua i professori che ti insegnano che cosa devi fare, vieni a darci una mano a costruire una CGL migliore. Questo è il tentativo che facciamo. Grazie Franco, credo che accentrato uno degli argomenti, no? Poi, che è fondamentale nella conferenza di organizzazione, quindi come la CGL anche dal punto di vista della comunicazione si approccia, diciamo, alle nuove generazioni. E adesso partiamo col primo gruppo, nel frattempo mi ha detto Massimiliano che stanno arrivando da Cosenza, quindi partiamo col primo gruppo sulla contrattazione e la rappresentanza inclusiva. Non so chi relaziona, credo sia Daniele che Anna Maria. Ecco, non so neanche chi, magari mi metto in mezzo a voi, così perfetto. Ok, grazie. Allora, innanzitutto ringrazio i presenti, ringrazio Federica per l'organizzazione e tutti i compagni del gruppo con cui abbiamo relazionato, perché ci hanno dato tanto a me quanto a Daniele sicuramente l'incipit per tutta una serie di discussioni rispetto a quelli che saranno poi i temi della conferenza di organizzazione. E ringrazio Paola che ci ha dato uno spunto per delle riflessioni molto importanti portandoci la sua esperienza in Spagna. E io ho fatto un po' di appunti perché è chiaro che volevo evitare di dimenticare qualcosa che gradirei trasferire anche a voi. E convinzione comune che la conferenza di organizzazione debba costituire l'occasione per avviare un percorso di cambiamento e l'opportunità di condividere al nostro interno dei percorsi analitici di miglioramento del ruolo della nostra organizzazione. Ed in effetti i grandi cambiamenti materializzatisi attorno a noi
parlava il compagno Fedele del Job Act e quant'altro, io poi andrò nello specifico, impongono un consapevole adeguamento non soltanto delle nostre politiche ma anche della nostra dimensione organizzativa. Si tratta, così come sovente accade, di un percorso analitico necessario non tanto per modificare forzatamente qualche aspetto ma per dare soprattutto nuovi stimoli ai processi ormai consolidati che proprio nella loro certezza forse non fanno più passi in avanti, rendendo alle volte non virtuoso il percorso di tutela di chi a noi si rivolge, ma ordinaria forse la modalità di azione del funzionario interpellato. E quindi creare una letteratura critica, insomma, non per distruggere ma per riallineare, frugando tra le certezze spesso obsolete, i fattori fondamentali del nostro agire quotidiano come gruppo dirigente. Democrazia, partecipazione, contrattazione, formazione, le parole chiave di quello che sarà il percorso della nostra conferenza di organizzazione. La CGIL ormai già da tanto tempo continua a sollevare e a proporre anche delle alternative, il problema, dicevo, le alternative per creare, scusate, le condizioni affinché si riduca il numero dei contratti nazionali di lavoro, perché come sapete 450 e oltre contratti collettivi nazionali di lavoro sono sinonimo di debolezza per i lavoratori e sono viceversa l'equivalente straordinariamente vantaggioso delle imprese. Ma ancora prima di insinuarci in quello che è il terreno della contrattazione, io vorrei fare una considerazione. Oggi il numero dei lavoratori e delle lavoratrici che sono tutelati, che non sono tutelati da alcun contratto nazionale di lavoro, chiedo scusa perché c'è un po' la luce del sole che mi viene proprio di fronte, è in aumento. No, grazie. E allora se è in aumento, e quindi sono in aumento quelli che sono esclusi dalla contrattazione, diciamo che abbiamo un fatto a cui deve corrispondere un atto. Ci vuole cioè una riflessione anche delle sperimentazioni che ci consentono di includere quelli che ad oggi vengono esclusi dagli appalti alla contrattazione di filiera o di sito. Una valutazione delle sperimentazioni che possono consentire alla CGIL e a tutte le sue categorie di fare una contrattazione che ricomprenda anche quelle persone che oggi stanno fuori dalla nostra attività di tutela e di negoziazione. In questa conferenza di organizzazione le parole chiave si susseguono attraverso un incedere, questa è una mia personale opinione, incedere per alcuni versi innovativo e per altri forse presentano chiare sfumature di replica, mi riferisco alla conferenza di organizzazione del 2008. Contrattazione per l'appunto, partecipazione, democrazia, formazione e territorio rappresentano i valori la cui vera efficacia si misura in relazione al quadro sociale e politico all'interno del quale essi si esercitano. Sovente accade che quando si parla di contrattazione la mente corre immediatamente alla contrattazione aziendale, alla contrattazione di secondo livello, mentre sfuggono all'attenzione le campagne di contrattazione con i comuni e con gli enti pubblici del territorio, che hanno l'obiettivo di armonizzare i diritti nel lavoro con i diritti di cittadinanza, di intervenire nella difesa e redistribuzione del reddito dei lavoratori dei pensionati e di favorire la coesione sociale, e che dunque costituiscono e sono in verità un'azione che non dobbiamo considerare meno incisiva rispetto alla comune prassi sindacale. La contrattazione sociale e territoriale si inserisce all'interno di una visione più ampia dell'azione sindacale, che non è più limitata alla fabbrica o all'ufficio. L'organizzazione sindacale deve essere in grado di intervenire su temi decisivi che incidono sulla qualità della vita sociale e sul reddito dei cittadini, lavoratori e pensionati, e il sindacato deve assumere anche la rappresentanza sociale dei cittadini tesi come titolare di diritti sociali e civili. Il percorso della contrattazione sociale e territoriale prevede il coinvolgimento attivo e quindi la partecipazione, come dicevamo, all'interno della conferenza organizzazione dei quadri sindacali, dei delegati, degli attivisti pensionati all'interno delle leghe, degli iscritti residenti nei comuni del nostro territorio e della cittadinanza attiva, intesa come l'insieme dei cittadini che determinano, attraverso la loro azione e partecipazione, la vita democratica del nostro Paese. Bene sappiamo che la CGIL e lo SPI hanno costituito l'osservatorio sulla contrattazione sociale territoriale in quanto strumento di rilevazione e analisi della contrattazione realizzata nei territori, e che la contrattazione territoriale deve porsi proprio l'obiettivo di creare una forte relazione tra i diritti dei lavoratori e i diritti sociali. Forse quello che va rivisto è il ruolo ed il coinvolgimento di tutte le categorie rispetto alla contrattazione sociale. L'esperienza di contrattazione territoriale tende a diventare quasi terreno esclusivo dei sindacati dei pensionati, sindacato generale e non di categoria, che quindi per sua caratteristica possiede, diciamo, una logica universalistica, pur nello specifico la tutela degli anziani. Il territorio allora diventa terreno centrale per la strategia dello SPI, che mira a rispondere ai bisogni del complesso dei cittadini anziani, terreno che mette nuovamente in evidenza le contraddizioni e i limiti del welfare lavoristico e di una concezione della cittadinanza sociale basata sulla figura del lavoratore. Bene, oggi è maturata una diffusa consapevolezza che il tema della contrattazione deve essere affrontato nella sua totalità,
E infatti la contrattazione di secondo livello in tutte le sue declinazioni, che sia aziendale, provinciale, e la contrattazione territoriale e sociale devono essere fortemente integrate, cioè il frutto di una riflessione generale sul territorio. La confederalità si declina, a mio modo di vedere, proprio attraverso questo intreccio tra questioni salariali e normative legate ai diritti nel posto di lavoro che fanno riferimento al ruolo contrattuale delle categorie con i temi legati ai diritti di cittadinanza nel territorio. Per questo il gruppo individua nell'integrazione e nella trasversalità del lavoro in CGIL un metodo incisivo per giungere ad un'azione contrattuale complessiva e più efficace. E ripartire allora dalla contrattazione, proprio perché la funzione del contratto collettivo nazionale, tutela generale delle condizioni e dei diritti del lavoratore, va difesa e rilanciata. Il contratto deve diventare un luogo di partecipazione e la base su cui poggia il nuovo statuto dei lavoratori e delle lavoratrici. La sfida vera quindi rimane la contrattazione, che pur mantenendo le prerogative delle categorie in materia di contratti deve allargarsi e diventare sempre più inclusiva, come la situazione del mercato del lavoro impone d'altra parte, con l'obiettivo di allargare i diritti e tutele anche chi oggi è escluso, tenendo ovviamente conto delle condizioni di partenza e dei rapporti di forza in campo. Vale anche per quella sociale, che va sperimentata a livello territoriale, perché non può prescindere dalle condizioni date, ma deve muoversi comunque sempre dentro una cornice di solidarietà più generale. Questo impone un governo più forte a livello confederale per trovare meccanismi nuovi e una maggiore coordinazione tra confederazione e categorie per aumentare la nostra efficienza. Occorre che anche il sindacato si apra nuove forme di stratificazione e diffusione della conoscenza, non solo perché gli orizzonti si sono allungati, come dicevamo con alcuni compagni del gruppo con cui abbiamo lavorato, ma anche perché crescenti quote di lavoratori saranno chiamati in futuro ad operare sul segmento della ricerca e dell'innovazione, che noi dovremmo capire, rappresentare e tutelare anche a fronte dell'insorgere di nuove violazioni di diritti e della dignità. Potremmo dire, citando Bowman, che siamo all'interno di una società liquida dove i paletti politici, sociali e culturali sono sempre più difficili da stabilire, allo stesso modo dei confini tra prevaricazione e diritti. E a fare maggiormente le spese di questa situazione nei suoi aspetti più negativi sono stati e sono a tuttora le componenti più giovani della società, con la graduale privazione di garanzie, di stabilità e prospettive, essendo tutti i giovani in una condizione di disillusione che invece di stemperarsi si è andata sempre più acuendo, tanto da sclerotizzarsi. Ed allora la necessità di caratterizzare in maniera decisiva la conferenza organizzazione sul tema della contrattazione inclusiva nasce da un rischio che prende sempre più corpo. Il rischio che andiamo incontro è quello della rappresentanza sempre più ristretta e circoscritta del sindacato che assiste il lavoro stabile. Ed è appunto a questo rischio che dobbiamo contrapporre la capacità del sindacato confederale di rappresentare una soluzione dei problemi dell'insieme del mondo del lavoro. Il punto fondamentale della contrattazione di carattere inclusivo è il lavoro fatto in condizioni di dipendenza, come diceva anche il compagno Treves, che sia essa formalizzata contrattualmente o di natura economica, comunque è un contratto di lavoro subordinato. Se il lavoratore è condizionato dal committente alla durata della prestazione o alla modalità con la quale la prestazione viene erogata e il compenso è, in un certo senso, non legato al risultato ma erogato costantemente, allora siamo di fronte a una condizione di pura e totale subordinazione. Ecco, allora occorre approfondire cosa si può fare nel contratto nazionale, cosa si può fare nella contrattazione di secondo livello, di sito, allo scopo di riportare nella subordinazione quello che è autonomo, in realtà lo è solo di nome ma non di fatto. È chiaro che, guardate, quando parliamo di contrattazione inclusiva, quando parliamo di appalti, quando parliamo di bilateralità, così come abbiamo fatto nel gruppo di lavoro, ragioniamo del lavoro che c'è, del lavoro che è da conquistare, del lavoro che è da tutelare, di quello che bisogna estendere e creare. È evidente che si tratta di un'azione complessiva, non possiamo ragionare per compartimenti stagni o per capitoli, come se una cosa non fosse collegata all'altra. L'iniziativa per il lavoro è un'iniziativa che caratterizza e caratterizzerà le priorità della CGIL in questa lunga fase di crisi, alla quale bisogna cercare di dare un volto anche da un punto di vista organizzativo. C'è una fetta crescente di lavoratori e lavoratrici fuori dal contratto collettivo a cui non parliamo con la nostra azione quotidiana e che conoscono soltanto la ricattabilità della contrattazione individuale. Questo aspetto ha oggettivamente indebolito la nostra rappresentanza e la stessa contrattazione. La precarietà non si cancella per decreto, ha ormai modificato la struttura produttiva e di mercato di interi settori. Occorre costruire percorsi che accompagnino la regolarizzazione e la regolamentazione di questi segmenti e solo la contrattazione può entrare nel merito e mettere in mano alle dinamiche dell'organizzazione del lavoro. Includere significa ricomporre, garantire parità di trattamento, estendere diritti, ma anche riconoscere differenti condizioni. Pensiamo per esempio alla domanda di tutela dei tanti professionisti che lavorano su commesse strutturalmente discontinue e che non chiedono certo di essere stabilizzati ma avere diritti ed un equo compenso. Una deviazione non semplice, in particolare in una fase in cui siamo costretti ancora di più a una posizione difensiva
Ma concentrarsi prevalentemente in una posizione difensiva non pare non ha pagato. Abbiamo bisogno di inventare nuove frontiere, nuove dimensioni della contrattazione, non per disperdere energie, ma per recuperarle e modificare i rapporti di forza. L'ingrediente per farlo è la ricostruzione della solidarietà, quella che talvolta in questo mondo del lavoro viene meno e non ci consente di contrastare la riduzione dei diritti per i nuovi assunti. Ed è proprio questa la via intrapresa in questi ultimi anni dalla CGIL, da quanto anni fa si lanciò la campagna Giovani non più disposti a tutto, passando per la manifestazione del Nazionale del 9 aprile del 2011 che certamente ricorderete. Tutto ciò è il frutto di un investimento coraggioso che la nostra organizzazione ha messo in campo e che inizia a contaminare l'organizzazione, anche perché cammina sulle gambe tanti giovani quadri, che sono il prodotto, fuori dai soliti luoghi comuni, di circa 600.000 giovani sotto i 35 anni iscritti alla CGIL, pari al 21% del totale. Rafforzare la democrazia rappresentativa e la partecipazione attiva e consapevole sulle seguenti basi, dice anche il documento nazionale della conferenza d'organizzazione. Collegialità di direzione a tutti i livelli, superamento delle verticalizzazioni e burocratizzazioni, spostamento del baricentro verso il territorio e i luoghi di lavoro, allargare gli ambiti di partecipazione e decisione degli iscritti e delle iscritte. Negli ultimi 20 anni il processo di globalizzazione si è notevolmente accelerato, con il risultato di una sua forte ricaduta in ambito sociale, tecnologico e politico. E in questo nuovo contesto, nel nostro paese, circa 3 milioni di cittadini di diversa provenienza hanno trovato soggiorno e grazie alle politiche interculturali sempre più forti è stata favorita l'integrazione fra le diverse etnie al fine di combattere razzismo e pregiudizi. La fusione delle singole culture ha avuto come conseguenza una inevitabile rivoluzione per l'individuo nel modo di pensare, di agire e vivere nella società. Sono cambiate le persone e si è trasformato il mondo del lavoro, non più stabile come un tempo, ma sempre più precario e in continua evoluzione. È proprio in questo contesto di accelerate dinamiche che la CGIL ha deciso di mettersi in gioco con l'obiettivo di allinearsi a quelle che sono le richieste e utenze nuove di una società con esigenze diverse rispetto a quelle del passato. Un esempio di categoria, vi chiedo scusa, io la tiro dentro perché è la mia, quindi la sento particolarmente, di categoria fortemente influenzata da questi cambiamenti è la Filcans, nella quale emerge lampante l'incidenza di quella che è la frantumazione del mondo del lavoro. I settori del turismo, del commercio e del pulimento uniti al mondo del Golfo Padani si sono trasformati con un aumento considerevole del vertenzialismo. La presenza di extracomunitari non sempre regolari e spesso in gravi difficoltà economiche ha dato modo a molti datori di lavoro di approfittarsene più di quanto si fosse fatto probabilmente in passato, proponendo contratti assolutamente non in linea con quella che è la normativa contrattuale a livello nazionale, con conseguente aumento di denunce e contenziosi sempre più difficili da gestire rispetto al passato, anche a causa della diversa cultura degli utenti e della lingua spesso poco comprensibile. Tra l'altro l'impossibilità di identificare la Filcams con un'unica professionalità, così come per esempio accade con gli altri settori, i metalmeccanici con la FIOM, i dipendenti pubblici con la FP, i pensionati con lo SPI, rende ancora più difficile la stagnazione, la distinzione della categoria agli occhi dei lavoratori, cittadini e media. Per questo motivo la Filcams CGIL nazionale ha ideato e predisposto una campagna di comunicazione che si pone l'obiettivo di rilanciare e rendere riconoscibile la categoria per fare conoscere lavoratori e lavoratrici, opinioni pubbliche e medie, i servizi e le iniziative politiche. Ho colto lo spunto anche da quello che diceva il compagno della Lombardia. Siamo da noi e in Filcams, siamo dove sei, è lo slogan che accompagnerà la campagna e che verrà inizialmente diffusa sui social media, Facebook, Twitter e i nostri account ufficiali. La sindacalizzazione arriva attraverso la capacità di arrivare capillarmente in tutti i settori e noi in questo ci stiamo attivando da tempo. Sappiamo che quando la Confederazione deciderà, sappiamo che quando la Conferenza deciderà sulla contrattazione inclusiva, sulla democrazia, la partecipazione al territorio e la formazione sindacale, sono i pezzi importanti di un puzzle che poi andremo a costruire e che poi il 18° congresso 2018 sarà chiamato a completare. Proseguiamo col primo gruppo, con una sintesi anche di quello che è uscito dal lavoro, anche se Annalisa ha dato già una rossa. Do la parola a Daniele. C'è poco da integrare alla relazione che ci ha lasciato la compagna. Allora, solo due o tre cose che credo reputo importanti che sono emerse nella discussione di prima. In particolare l'utilizzo degli enti bilaterali come strumento per favorire la contrattazione inclusiva. Dal confronto con i compagni emergeva, specie dai suggerimenti che arrivavano anche dai compagni che frequentano l'Inca, oltre che dai delegati delle categorie, che l'allargamento della funzione degli enti bilaterali, specie in termini di sanità integrativa e di fondi complementari pensionistici, possono dare una mano in termini di contrattazione inclusiva. Noi abbiamo degli esempi positivi
che abbiamo, abbiamo fatto anche nel contratto dei grafici di editoria per quanto riguarda il SDC, ma è un esperimento perché ha dato la possibilità ai lavoratori temporali di accedere agli enti di realtà. Nell'eccezione migliore di quella che è la bilateralità, che è quella che vogliamo provare a sviluppare noi come CGL, l'utilizzo dell'ente bilaterale per favorire l'estensione dei diritti anche ai contratti precari può essere uno strumento, uno per fare effettiva contrattazione inclusiva oltre a quella che facciamo nei contratti collettivi nazionali e aziendali, ma soprattutto può essere anche un modo per avvicinare i giovani precari al sindacato, così come diceva anche nell'intervento precedente il compagno. Noi abbiamo trattato degli esempi già sviluppati sia nella contrattazione nazionale, e non a caso erano presenti come relatori rappresentanti della SLC e della Filcams, che sono due categorie che hanno provato a sperimentare qualcosa in questo settore. Ma soprattutto il ragionamento che vorremmo provare a fare e condividere è quello di lanciare una sperimentazione, che era quella che emergeva anche, di rappresentanza inclusiva. Intesa in che senso? Noi spesso e volentieri, c'erano le compagne e i compagni che erano presenti nel workshop, sono quasi tutti dipendenti che hanno la delega in fase di trattativa a rappresentare anche il mondo del precariato, perché i lavoratori precari non eleggono i propri rappresentanti, perché non c'è sul testo unico la rappresentanza un'estensione di questo diritto anche ai lavoratori precari. Allora dov'è la sperimentazione che dobbiamo provare a fare e che ci siamo impegnati a lanciare già in categoria, ma anche di estendere in tutto il territorio? Quello di provare a cominciare a fare i comitati di iscritti dei lavoratori precari e l'elezione di loro rappresentanti da portare in trattativa al fianco delle organizzazioni sindacali e dell'RSU, anche perché è pur vero che nel mondo che rappresento, che è quello dell'SLC, spesso e volentieri i lavoratori dipendenti che sono RSU vengono dal precariato e hanno una sensibilità particolare a quel mondo, però provare a dare la legittima rappresentanza a quel mondo secondo me è un modo anche per avvicinarci a quel mondo e provare a fare la contrattazione inclusiva, che noi proviamo a fare forse da qualche anno, oggi va di moda lanciarla come termine contrattazione inclusiva, ma forse sono un po' di annetti che proviamo a ragionare di precariato. Però se riusciamo questo patrimonio comune, che sono le esperienze che vengono dalla Filcaps, dall'SLC, ma anche da altre categorie, perché quando noi parliamo di contrattazione inclusiva non parliamo solo di precari. Noi abbiamo fatto degli esempi, portavano le testimonianze alcune compagne, alcuni compagni che hanno fatto accordi aziendali con i permessi mamma e papà, perché abbiamo voluto premiare la genitorialità con dei permessi al recupero. Quella è una forma, a nostro avviso, di contrattazione inclusiva, perché proviamo ad estendere i diritti alla genitorialità, ma abbiamo esteso abbiamo fatto una sperimentazione, quel permessi al recupero, anche a tutte le persone per poter riuscire a far coincidere l'attività del lavoro con la parte fuori dal mondo del lavoro, quindi con la propria vita personale. Esempio di contrattazione inclusiva, e chiudo perché è un vanto per la categoria che rappresento: noi abbiamo fatto un accordo in call and call, che è un call center di caratura nazionale, in cui abbiamo esteso i congedi matrimoniali anche alle coppie omosessuali che contraggono matrimoni all'estero. Laddove la legge manca, come in Italia non c'è una sensibilità e una legge che tutela queste tipologie di lavoratrici e di lavoratori, perché tali sono, credo che una forma anche di contrattazione inclusiva sia questa, perché noi estendiamo un diritto a lavoratori dipendenti che per contrattazione aziendale solo perché la legge non ci mette le condizioni di poter tutelare quelle nostre lavoratrici e quei nostri lavoratori. Grazie. Grazie Daniele. Intanto salutiamo Franco che deve andare via, lo ringraziamo per il suo tour de force. Grazie dell'ospitalità, ciao a tutti. Ciao. Buon lavoro, complimenti. Claudia. Ciao. Claudia. Allora andiamo al secondo gruppo, comunicazione e formazione. Franco ha già dato un input sulla comunicazione, do la parola a Bruno Dallarico che fa la sintesi di quello che è uscito dal gruppo di lavoro. Allora, a me è stata affidata il gruppo, il workshop sulla formazione e sulla comunicazione. Devo dire che sono stati ottimi spunti di riflessione e soprattutto una buona discussione, almeno io questo è quello che ho colto e ho la possibilità di sintetizzare e di portare alla vostra attenzione. E utile è stato anche il contributo che Franco ci ha consegnato nell'ambito del gruppo, soprattutto quando ci ha messo a conoscenza del suo progetto e dell'app che loro hanno messo in campo per la CGL Lombardia. Il problema
sostanzialmente nasce di come si vuole affrontare il discorso sulla comunicazione e sulla formazione. Affrontiamo quindi adesso, andando per gradi, affrontando il problema della comunicazione, nell'ambito della discussione è emersa che non si può prescindere da questi nuovi social network che possono essere utilizzati per cercare di veicolare l'informazione o comunque dare delle informazioni di primo impatto. Certo però non possono sostituire il contatto con il lavoratore o comunque con la persona che sta dall'altra parte dell'app o del social network, e quindi è un elemento fondamentale sul quale noi, come dire, dobbiamo prendere atto e inevitabilmente tenere conto anche nella stesura dei documenti o comunque nella impostazione generale che la nostra organizzazione vuole dare della comunicazione. Certo, è molto importante anche come si comunica e cosa si vuole comunicare. Questo è anche un altro elemento fondamentale, perché spesso e volentieri noi comunichiamo, per noi quello che riteniamo essere importante, comunichiamo l'inverosimile, poi spesso e volentieri non attiriamo, o comunque spesso e volentieri anche molti dei nostri social network dove noi siamo presenti, che possono essere Facebook, o che può essere anche il Twitter o quant'altro, possono risultare anche, come dire, non incisivi. Ed era molto importante anche il ragionamento che Gianluca aveva fatto nell'ambito della comunicazione, ed è lo spunto di riflessione sulla attualità dell'informazione che viene veicolata o che comunque viene immessa in rete, sull'attualità intesa anche come immediatezza raggiungibile, come primo impatto, come l'essere i primi a dare quel tipo di informazione che può riguardare o comunque può essere utile per il lavoratore. Quindi, come dire, il ragionamento fondamentale, la sintesi che se ne può trarre è che dai social network non si può prescindere, il rapporto con il lavoratore non si può assolutamente prescindere, bisogna saper trovare delle soluzioni mediane che ci consentano di utilizzare l'uno e l'altro per raggiungere anche quelli che sono gli obiettivi che noi ci prefiggiamo. Ed è anche l'interesse o comunque l'obiettivo che la conferenza d'organizzazione, che come CGL mettiamo in campo ogni 4 anni, perché se è uno degli argomenti uno degli argomenti anche della conferenza d'organizzazione della CGL, ed è stato anche uno degli argomenti dei laboratori, dei giovani che si approcciano alla CGL, significa che il problema e il tema è sentito, perché uno degli elementi fondamentali è come io oggi riesco ad interagire con il resto del mondo e come riesco a far conoscere quello che è il contenitore, passatemi tra virgolette, me non piace la parola contenitore, però non c'è dubbio che io dietro il quadratino rosso c'è sicuramente un vissuto, c'è tutta una serie di informazioni, tutta una serie di conoscenze, di storia, non solo quindi di indirizzi o di informazioni che possono essere di primo impatto. Quindi cercare di creare tutte quelle situazioni che possono mettere nelle condizioni tutti i giovani o comunque chi vuole interagire con la CGL, con la strumentazione. E Franco dava un esempio come poteva essere l'utilizzo dell'app, poi vediamo il progetto come si sviluppa. Lui ci diceva che lo hanno utilizzato e creato lo hanno creato appositamente per la CGL Lombardia, a fine anno diventerà patrimonio della CGL Lombardia, poi vedremo se la CGL nazionale vorrà estendere il ragionamento anche presso le altre regioni e vedere come lo vorrà costruire. L'altro segmento sul quale non ci siamo occupati e sul quale, come dire, io personalmente sono anche un po' più afferrato è il discorso della formazione. È una questione abbastanza, è una questione non spinosa, però è come io faccio formazione all'interno della mia organizzazione sindacale, quali sono i bisogni formativi che io devo mettere in campo per cercare di interessare i giovani, i quali devono trovare attraente la CGL, soprattutto ricca di contenuti, soprattutto interessanti. Perché l'approccio che i giovani hanno alla nostra organizzazione sindacale non è più l'approccio che poteva essere nel 1950, quando c'era sicuramente un grande come Di Vittorio che con il suo piano per il lavoro magari riusciva a coinvolgere le masse dei cittadini. Noi oggi abbiamo una serie di giovani che vengono distratti
non distratti, che hanno diverse sollecitazioni, e allora la capacità della CGIL, della nostra organizzazione, deve essere quella di saper mettere in campo delle forme di formazione, scusatemi il bisticcio di parole, degli eventi formativi che possono essere utili o che comunque attraggano i giovani lavoratori. Fermo restando che c'è un punto fondamentale, che spesso e volentieri la domanda alla quale diceva prima Franco, non sono iscritto alla CGIL perché nessuno me l'ha chiesto, ha come controcanto in alcuni casi: non mi iscrivo alla CGIL perché non la conosco, non so che cos'è la CGIL, il rischio in alcuni casi c'è, ma forse è assimilabile ad un partito, ma io non sono interessato a fare politica, ma la CGIL non fa politica, o comunque non lo fa nelle forme classiche alle quali siamo conosciuti, ma perché la CGIL è un movimento che organizza e difende i lavoratori. Allora noi dobbiamo, come dire, cercare di trovare forme di evolutive, di formazione che ci consentono di far conoscere, uno, il contenuto del quadratino rosso, che è fatto di una storia ricca che dura da 108 anni, la CGIL non con questo nome ma con un acronimo sicuramente leggermente simile, nasce nel 1906, nel 2005 noi abbiamo festeggiato il centenario della CGIL con tutta una serie di iniziative, abbiamo partecipato in maniera attiva e fattiva ai 150 anni dell'unità, quindi dell'unità d'Italia, quindi voglio dire, è importante evidenziare che il quadratino rosso, quello a cui noi siamo abituati, ha anche un suo portato istituzionale che non è un qualcosa di secondaria importanza. Certo, però cerchiamo di non essere vista come un'istituzione barbosa. L'obiettivo della CGIL che oggi si pone, ed ecco perché l'elemento della formazione, soprattutto nella conferenza d'organizzazione dei giovani, viene inserita in maniera particolare. Poi noi dobbiamo avere la capacità di saper mettere in campo quelli che sono le risposte ai bisogni formativi. Emergono tante questioni, dalla conoscenza dei contratti, dalla conoscenza della storia della nostra organizzazione, dalla conoscenza di quello che può essere il ruolo dell'RSU e dell'RSA nell'ambito dei posti di lavoro, oppure i limiti o la conoscenza dello statuto dei lavoratori, la legge 300 del 1970, perché tradotto in numeri sembra una cosa che nessuno conosce, quando poi dici lo statuto dei lavoratori, allora spesso e volentieri lo statuto dei lavoratori, che oggi è tornato di attualità, spesso perché è sottoposto ad attacchi che probabilmente noi come CGIL non condividiamo e che cerchiamo di arrestare, però è tornato di attualità ed è importante, soprattutto se andiamo a vedere i regolamenti attuativi del Jobs Act, perché l'H non c'è. Con riguardo al controllo alla videosorveglianza, o comunque al controllo a distanza dei lavoratori, è un argomento di attualità, è un argomento che comunque molto importante, sui quali i decreti attuativi sono entrati nel merito, tendono a modificare quella che è l'impostazione della legge 300 del 70, l'articolo 4 se non ricordo male, per cui diventa una questione sulla quale noi come CGIL abbiamo sviluppato tutta una serie di ragionamenti e poi probabilmente faremo una grande vertenza, una grande azione di mobilitazione. Questi sono i bisogni formativi che vengono fuori, perché il ragazzo che si approccia approcciarsi al proprio posto di lavoro per rappresentare al meglio i propri diritti, ha necessità e chiede, il delegato, la delegata ha necessità di parlare, di conoscere quelli che sono i propri diritti, il proprio contratto, il ruolo anche dell'RLS, che è un acronimo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che sembra una cosa chissà distante, però è una cosa così importante che spesso e volentieri viene anche sottovalutata. E invece cosa che non è, però se io non la conosco non ne comprendo l'importanza. Però poi c'è anche la necessità di creare nuovi quadri dirigenti o comunque di invogliare i tanti lavoratori e le tante lavoratrici ad entrare nel mondo del sindacato, cercando di attrarli e di rendere interessante la nostra azione sindacale. E questa poi riguarda anche le formazioni periodiche, poi con la possibilità di dare gli strumenti necessari ai tanti delegati e alle tante delegate sui posti di lavoro. Noi
a questo punto mi sembra poi, per dare anche una traccia, ne parlavo prima con Federica, per dare anche un seguito, un senso anche al ragionamento che abbiamo fatto oggi, perché sia poi anche la costruzione di un piccolo contributo, perché poi noi daremo questo contributo alla conferenza d'organizzazione nazionale che si terrà a metà settembre a Roma, ed è questo il senso del perché noi oggi siamo qua, cercare di dare un contributo, poi eventualmente cerchiamo di dare anche un senso anche alla volontà formativa. Facendo anche i questionari, Federica mi sollecitava tantissimo, l'ha trovata bellissima, dice, ma perché non facciamo pure una cosa? Noi questo tipo di esperienza a Catanzaro l'avevamo avviata su alcuni aspetti specifici dei servizi, ecco però a questo punto che si può implementare non solo sulla conoscenza dei servizi, il sindacato non solo come il momento in cui io mi vado ad informare sulla pratica della pensione, sulla questione del TFR, o che può essere la pratica di disoccupazione, o la pratica di malattia professionale o quant'altro. Io cerco di interagire con l'organizzazione anche su altri fronti, e quindi vediamo un pochettino se è la nostra intenzione, come CGL Calabria, se riusciamo anche a costruire questo questionario. Ovviamente io concludo, perché la mia doveva essere una sintesi sulla formazione. Come CGL siamo, come CGL Calabria siamo molto attenti, abbiamo fatto tutta una serie di iniziative, non c'è dubbio che la CGL Calabria si è, almeno per l'esperienza che noi abbiamo avuto, noi abbiamo cercato anche di coinvolgere delegati e delegati in quelle che sono le esperienze con altri sindacati, senza chiuderci in un esasperato provincialismo che non ci porta da nessuna parte. Con Salvatore abbiamo avuto la possibilità di visitare la CES, la Confederazione Europea dei Sindacati, abbiamo avuto la possibilità di interagire con i compagni della Catalogna, quindi a Barcellona con le commissioni Obreras, o avere l'esperienza con la CGT oppure con il TUC a Londra, e quindi interagire con il modo di fare sindacato. Per esempio a Londra è un modo completamente diverso di fare sindacato rispetto all'esperienza mediterranea come la nostra, che è molto simile a quella spagnola e a quella francese. Ancora simile potrebbe essere, ma per certi versi con le sue contraddizioni, può essere l'esperienza tunisina, con l'interazione con i compagni del sindacato tunisino. Queste sono le questioni che sono emerse dalla discussione, dalla sintesi, il bisogno formativo, l'esigenza comunque di creare un quadro che sia consapevole della propria condizione di lavoratore e che nell'ambito della sua condizione di lavoratore, in quanto detentore di diritti e di doveri, ma soprattutto di conoscerli, perché spesso e volentieri gran parte dei lavoratori, il lamento generale è quello che non conosce i propri diritti, che non è a conoscenza. Allora noi dobbiamo mettere in campo quegli strumenti che gli consentono di avere a conoscenza il contratto collettivo, nazionale o quant'altro, o comunque di sapere che tipo di contrattazione si può sviluppare, che ruolo posso svolgere io come RSU e come RSA, ma soprattutto anche la possibilità di conoscere l'organizzazione alla quale appartengo, che sicuramente ha un suo costrutto storico, che non deve essere un suo patrimonio storico, che non va assolutamente perso e che deve rimanere patrimonio anche dei singoli militanti o comunque nel tempo di chi passa, non è nell'ambito della CGL o della nostra organizzazione sindacale una semplice meteora. Grazie. Grazie. Proseguiamo col terzo gruppo. Fai tu sindaco. No. Solo Simone che intanto si prepara. Simone? Che farà la sintesi. Io dico semplicemente, volevo presentare un po' il lavoro che abbiamo fatto. Mi dispiace che il compagno della CGL Lodolia sia andato via, perché avevo una domanda da sindacalista, cioè io che ho scaricato l'app all'inizio, con capire avanzo, era la cosa, mi interessava, e so che molti compagni erano interessati a questa domanda, e quindi mi dice che dobbiamo andare a settembre, siamo inviati a settembre, veramente, vabbè. È così. No, siccome ha detto, non lo sapevate, cioè se sta caricata l'app a settembre, la birra della noi CGL, ha detto, ma sfottuta, ha detto che mi aspetta a settembre, io l'ho scaricata all'inizio, quindi insomma, no? Va bene, no, scherzo, vabbè, comunque, terzo gruppo, l'argomento della legalità, sviluppo, lotta alle ineguaglianze, il piano del lavoro giovani. Devo dire che
Vabbè, abbiamo animato un po' le relazioni io e Celeste Loggiacco, ci hanno aiutato Salvatore Marra e Gianluca Scucimarra a introdurre i ragionamenti. Quello che abbiamo provato a fare è questo: abbiamo introdotto i lavori con delle letture, delle storie che erano inventate, erano dei finti dialoghi con dei lavoratori che si presentavano al sindacato o che si lamentavano rispetto alla loro condizione di vita in Calabria. E abbiamo provato a dire ad ogni compagno che ha animato il gruppo, e devo dire, insomma, se posso, che è soddisfatto molto del lavoro collettivo che si è fatto, perché avevamo un gruppo variegato, composto da compagni che o si approcciavano per la prima volta alla CGIL, oppure compagni che erano attivisti dentro l'organizzazione. Devo dire che però i risultati sono stati analoghi in qualche modo. Pensate che abbiamo chiesto tra le 12 storie di adottarne una, e soltanto 6 delle 12 sono state attenzionate, per cui c'era un grande, diciamo, una grande sintesi nel lavoro, e gli argomenti erano generalmente quasi identici, i tagli e le spigolature che abbiamo adottato dentro la nostra discussione. Dicevo, il metodo che abbiamo utilizzato è questo, cioè abbiamo consegnato queste storie, abbiamo chiesto a ogni compagno di darsi, diciamo, delle impressioni sulle storie, dare dei sostantivi, 5 sostantivi che identificassero la storia che ognuno di loro aveva adottato e le storie che avevano letto, e dare delle risposte a quelle domande. La sintesi la fa appunto, insomma, Simone, che ha partecipato ai lavori, e abbiamo scelto quello. Salve a tutti. Allora, come è stato detto, il workshop a cui ho partecipato, a cui abbiamo partecipato, è stato Legalità, sviluppo e lotta alle ineguaglianze, il piano del lavoro giovani. E questi sono tutti temi che sono profondamente legati alla nostra terra. 5 sono stati i sostantivi che possono riassumere, sono i sostantivi che possono riassumere il lavoro fatto: individualismo, collettività, legalità, lavoro e cultura. Abbiamo letto quindi queste storie, e ognuna delle quali tracciava uno spaccato della società calabrese attuale, e poi abbiamo cercato di discuterne, abbiamo discusso e abbiamo cercato di dare delle soluzioni ai problemi. Quello che è uscito fuori da queste letture, dalle esperienze che erano riportate, è un imperante individualismo. Infatti come giovani ci sentiamo soli, abbandonati, e la cosa bella che è emersa durante il nostro dibattito è che per porre rimedio a ciò si è parlato di collettività, cioè di creare, in questo la CGIL potrebbe, deve, secondo me, dare deve porre rimedio, dando degli spazi, creando degli spazi e delle strutture per la collettività, cioè deve fornire dei luoghi dove deve permettere ai giovani di incontrarsi, di creare aggregazione e anche inclusione. Si è manifestata anche nel discorso una certa nostalgia per quello che forse era una pratica che si usava un tempo e che oggi si è un po' persa. Ovviamente un'altra parola che è stata molto pronunciata in questo dibattito è stata lavoro. Lavoro perché, e in questo rientra anche il quadro del lavoro della CGIL, perché il lavoro è uno strumento per innanzitutto combattere la sfiducia, ma soprattutto per combattere quella cattiva pratica che è quella del clientelismo. In parte il lavoro è soprattutto, secondo me, lo strumento, quello che è emerso, è lo strumento più importante per una efficace lotta alla criminalità, quindi come strumento di legalità. Altre soluzioni: si è parlato di green economy, quindi industria verde, e l'industria verde è una grande opportunità di lavoro, un'opportunità per venire incontro ai gravi problemi ambientali, per migliorare le condizioni di salute e nella nostra terra anche per poter provare a migliorare appunto le condizioni ambientali al fine del turismo. Quindi anche questa è stata la green economy come strumento per fornire e dare lavoro. Un altro tema è il malfunzionamento della macchina statale. Che cosa significa? Abbiamo capito come in realtà lo Stato molte volte
non riesce ad adattarsi a quelli che sono i cambiamenti della società e quindi fornisce delle risposte che molte volte risultano essere inadeguate. Ultima, ma non meno importante, è la parola cultura. Allora, cultura è legata anche alla, ovviamente all'istruzione. La cultura deve essere uno strumento di lotta all'illegalità, è uno strumento al quale devono accedere tutti senza discriminazioni di classe sociale. La cultura serve quindi per creare coscienza collettiva e ovviamente formare una società in maniera... formare la società significa anche creare delle persone capaci di poter compiere in maniera ottimale i futuri i mestieri, quindi i lavori. Si è parlato anche di tradizioni culturali locali e una valorizzazione delle nostre tradizioni culturali locali è importante per incentivare e rafforzare anche la promozione della nostra cultura anche a livello nazionale e a livello europeo e mondiale. Credo che è uscito parecchio e poi ci sarà comunque molto lavoro da fare per fare la sintesi di tutto questo lavoro, perché ovviamente, lo diceva Bruno, credo, i contributi, quello che abbiamo oltre alla conferenza nazionale, li manderemo anche nei territori, ovviamente, essendo le conferenze di organizzazione a livello territoriale. Quindi manderemo questo documento a tutte le camere del lavoro. Allora proseguiamo, nel frattempo sta arrivando il segretario generale e do la parola a Gianluca Scucimarra, l'ho presentato prima, è il presidente dell'Unione degli Universitari. Noi pensiamo che è uscito anche da qualche gruppo, non è stato detto, ma è uscito che partire dalle scuole, quindi dalle università come cultura, dei diritti, per portare avanti la cultura dei diritti, è importante e fondamentale, perché spesse volte, diceva una compagna prima, tanti giovani non sanno proprio cos'è il sindacato, da dove proviene, cosa sono i diritti, anche come conquistarseli spesse volte, perché tanti giovani si ritrovano comunque in contratti individuali, no? Uno a uno con datore di lavoro. Quindi do la parola a Gianluca. Grazie ancora per l'invito. Io cercherò di fare una panoramica veloce, più che altro un po' del motivo perché una persona come me, semmai che dirige un'associazione di studenti universitari, partecipa anche a iniziative di questo tipo e anche a quello che possiamo fare insieme anche soprattutto su un territorio come quello calabrese. Prima di tutto inizio con un esempio che ho fatto anche nel primo gruppo di lavoro a cui ho partecipato. Una cosa che è fondamentale, credo, da recuperare, soprattutto nel fare questo tipo di lavoro tutti insieme sulle politiche giovanili e a cui dobbiamo guardare, nella quale noi stiamo benissimo dentro, è quella capacità che la CGIL ha sempre avuto di guardare alla figura del lavoratore e dell'individuo in generale a 360 gradi. Io per spiegare questo ai miei faccio un esempio di solito molto semplice. Nel 1994, che è la data di nascita della mia organizzazione, l'Unione degli Universitari, si sostanzia questa capacità della CGIL di guardare a 360 gradi alla persona quando decide di prendere sotto di sé e quindi aiutare anche nella creazione la prima e unica organizzazione sindacale nazionale di studenti universitari. La CGIL fu l'unica, tra l'altro in un periodo in cui di fatto il partito di allora ci cacciò quell'embrione che c'era di studenti universitari, a prendere sotto la propria ala, a crearci poi un patto di lavoro e tantissime iniziative oramai in 20 anni, a pensare che fosse importante riuscire a lavorare anche sugli studenti e con gli studenti delle scuole superiori
e universitari. Questo perché la CGIL, per fortuna, ha sempre intuito che il modo vero per rappresentare non solo il lavoratore, ma io parlo più quasi di individuo, perché comunque andiamo a toccare qualunque cittadino, fosse quella di guardare a 360 gradi, a maggior ragione al momento dell'istruzione, a maggior ragione allo studente che sta per entrare in quello che è il mondo canonico del sindacato. Oggi credo che nel vuoto politico in cui ci troviamo, nella situazione difficile comunque dei sindacati in generale, anche noi siamo un sindacato e anche noi sentiamo questi i problemi addosso, dobbiamo ripartire da questa consapevolezza, dal fatto che ciò che ci dava una marcia in più e che ci ha sempre dato una marcia in più era stata quella di non guardare solamente in maniera tecnica, immediata al singolo problema del lavoratore, dello studente, del giovane, ma di guardare alla sua figura in maniera complessiva. E questa è una cosa che anche nel nostro analizzare i giovani in generale, nel parlare dei giovani, dobbiamo probabilmente continuare a fare, anche perché questa è l'unica maniera probabilmente per cui noi riusciamo ad approcciarci ai giovani in maniera sana, in maniera concludente anche, direi, perché si diceva prima, il nostro problema è capire quale approccio avere nei confronti dei giovani. Io inverto un pochino di solito questo ragionamento e dico, noi prima di tutto dobbiamo riuscire a capire che cosa pensa veramente il giovane, naturalmente, perché altrimenti non possiamo minimamente avere consapevolezza di quale sia l'approccio migliore. Ecco, noi da quel punto di vista dovete vederci anche ogni tanto, quando può sembrare brutto dirlo, come uno strumento, nel senso che onestamente noi viviamo di fatto con un pezzo dei giovani italiani, quelli che sono gli studenti delle scuole superiori, degli universitari, in a stretto contatto, siamo studenti delle scuole superiori e universitarie, e questo non deve essere considerato tanto quanto uno sfruttamento nei nostri confronti, quanto più un rapporto di interlocuzione in cui noi possiamo spiegare al sindacato, ed è quello che quotidianamente facciamo nei territori dove c'è un rapporto stretto e storico, quali sono le esigenze che noi vediamo, che ci vengono a dire i nostri compagni di classe, i nostri compagni di corso. Allo stesso tempo il sindacato può lavorare con noi e darci anche gli strumenti per affrontare in maniera diversa i nostri coetanei, per poter dare delle opportunità in più ai nostri coetanei. E guardate, da questo punto di vista credo che le opportunità sia per noi che ci occupiamo di rappresentanza studentesca, che per il sindacato che si occupa di rappresentanza del mondo dei lavoratori, siano gigantesche, perché in questo momento potremmo, in questo momento, come dicevo anche nell'altro gruppo di lavoro, quello sulla comunicazione, gli studenti, dall'avere una preoccupazione forte di quello che è il loro percorso di laurea, di studio, sono passati ad avere una preoccupazione molto minore sul proprio percorso di studio, quanto più una preoccupazione fortissima nei confronti di ciò che arriva immediatamente dopo, e chiedono a noi che facciamo rappresentanza studentesca di potergli dare delle risposte su questo. Noi, quando sì, naturalmente riusciamo anche a dargli delle risposte, perché possiamo informarci, possiamo lavorarci su, però credo che il modo migliore per ottenere il massimo del risultato, quindi dare il messaggio migliore agli studenti, dall'altro lato dare anche al sindacato la possibilità di farsi conoscere direttamente fin da subito nei confronti degli studenti, sia quello di lavorare insieme su queste cose, anche perché sia chiaro, e questa è una cosa che probabilmente molte volte non si conosce, perché per chi non ha vissuto in un certo modo l'ambiente universitario, o per chi non è passato per l'università, non sa che soprattutto all'università c'è un modello di rappresentanza studentesca, laddove è rimasta sana, tra virgolette, ci sono purtroppo degli atenei, soprattutto al sud, dove questa non è più molto sana, però c'è un livello di rappresentanza studentesca che è molto vicino allo studente, che abitua già lo studente ad avere un proprio rappresentante addirittura per ogni singolo corso di laurea a cui rivolgersi nel momento in cui ci sono delle problematiche. Non è la stessa cosa di un rappresentante dei lavoratori, siamo d'accordo, perché ha delle differenze, però è un'abitudine ad avere un proprio punto di riferimento di rappresentanza che purtroppo tutti gli studenti perdono nel momento in cui entrano nel mondo del lavoro. Se noi cominciamo probabilmente a lavorare da subito su di loro, a spiegargli che cos'è, non solo che cos'è il sindacato, ma anche a quale bisogno risponde il sindacato, che viene ancora prima, ma fargli capire che determinati diritti, determinate possibilità di difendere questi diritti le trovano anche subito dopo, quando appena escono dall'università ed entrano nel mondo del lavoro, abbiamo un gioco molto più facile, perché sono già abituati a questo modello, soprattutto gli universitari, e dopodiché li facciamo entrare con un'enorme consapevolezza entrare nel mondo del lavoro, e con la
consapevoli che esiste qualcuno a cui rivolgersi, glielo forniamo già da prima perché tanto nessun altro fa questa operazione e ci troveremo con un'enorme marcia in più. In più in questo momento è la cosa che loro ci chiedono, di conseguenza sono prontissimi anche a partecipare a queste operazioni. Io raccontavo nell'altro gruppo che iniziativa con Rodotà, se non mi sbaglio, alla Sapienza, 300 persone, iniziativa per spiegare come si partecipa, come funzionano i concorsi pubblici per entrare nel pubblico, 500 persone. Questo solo per dare nell'ultimo anno, solo per dare un esempio di quali siano veramente le richieste da parte degli studenti. Vogliamo canalizzarle, vogliamo provarci, non vogliamo provarci, non è uno sfruttamento, è semplicemente rispondere ai bisogni primari dell'individuo, che è l'obiettivo che noi ci poniamo sempre. Noi da questo punto di vista siamo a disposizione, in Calabria stiamo provando a fare un lavoro, soprattutto con Giuseppe su Catanzaro, siamo riusciti a far nascere una prima nucleo dell'UDU, quindi sull'Università di Catanzaro. Naturalmente non tutte le università sono semplicissime in questa regione, né tantomeno le scuole, però noi siamo in grado con la nostra struttura anche nazionale di seguire i ragazzi. Volendo possiamo assolutamente, siamo a disposizione per far partire questo tipo di ragionamento anche nelle altre province dove semmai ancora non esiste nulla, oppure dove le rappresentanze studentesche esistono ma non hanno purtroppo un rapporto con il sindacato. Quindi vi ringrazio allora e vi auguro un buon lavoro su questa riflessione più ampia. Eccolo qua, no, è crollato su, grazie, comunque vi ringrazio ancora per l'invito perché per noi è fondamentale poterci confrontare, vi auguro buon lavoro nel proseguimento. Grazie Gianluca, anche noi diciamo in Calabria stiamo cercando con molta difficoltà di costruire pure la rete, sia la rete degli studenti, medi, che l'UDU a Catanzaro, che è costituita su Cosenza, ci stiamo provando, però non è, vi assicuro, semplicissimo. Bene un attimo Salvatore e poi gli do la parola. Nel frattempo diciamo se c'è anche qualche intervento che qualcuno vuole dire due parole, diciamo, cioè, siccome c'è il tempo per farlo, siamo ben lieti che ognuno può dire anche e può capire. Ok, allora do la parola a Paola, che ovviamente la ringrazio per essere qui con noi. Grazie a voi. Salvatore va a fare la traduzione. como sabéis, se había preparado a la gente del grupo en el que estábamos trabajando pues algunas reflexiones sobre la situación de Madrid, pero justamente por no ser reiterativa y no aburriros, pues simplemente hacer o dar unas pinceladas de algunas reflexiones del trabajo que estáis haciendo hoy. Presidente Operaio, allora, dicevo, avevo preparato alcune riflessioni per voi sulla situazione di Madrid che erano destinate al gruppo di lavoro, però per non annoiarvi e per non fare una ripetizione vi dirò delle altre cose che mi sono venute in mente nel frattempo. Intentaré igual hablar despacio porque seguro que me entendéis. La situación actual, evidentemente, a los sindicatos de clase, y no solamente a los italianos y a los españoles, sino en toda Europa, porque es una reflexión compartida, la situación nos requiere de una imaginación, de una valentía y de una colaboración especialmente fuerte comparado con otros momentos. Ya se hablaba de la imaginación en cuanto a los temas de comunicación, de cómo organizarnos y cómo dar mejor respuesta a la situación de las personas jóvenes. Y dejo a... Sí, porque... Io cercherò di parlare piano, perché penso che molti di voi mi capiranno. Però una riflessione dalla quale vorrei partire è la questione che interroga il sindacato di classe non solo qui dove siete voi ma in tutta Europa e ha a che vedere con il bisogno rinnovato di collaborazione oggi in questo momento storico in tutta l'Europa. Un bisogno di collaborazione che è forte rispetto ad altri momenti, per esempio voi parlavate del bisogno di immaginazione e di una anche migliore risposta alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso la comunicazione.
Bueno, también nos requiere valentía y de cambiar estas unas prácticas que hemos venido repitiendo durante muchos años y que evidentemente a estructuras pues, tan consolidadas les requiere el afrontar, ¿no?, el futuro de una forma distinta como se venía haciendo hasta ahora. Per affrontare una situazione così diversa nella quale ci troviamo oggi c'è bisogno di cambiare pratiche e strutture consolidate che ci ritroviamo come eredità del passato. Il desafío es dar respuesta a una realidad de precariedad, pero sin renunciar a luchar contra esa misma precariedad. No se trata de acomodar nuestras estructuras a un contexto precario, sino de poder dar respuesta sin renunciar a la lucha permanente contra esa desregulación y precarización del mercado de trabajo. Bueno, el desafío es justamente cómo atender mejor a un contexto, a una realidad de precarización de las relaciones laborales sin renunciar a la lucha contra esa desregulación y esa precariedad. No se trata de una adaptación en ningún caso, sino de tener una respuesta inmediata que no sea adaptativa y luchar para que justamente esto no se consolide como una realidad hacia el futuro. La sfida che dobbiamo cogliere oggi è come poter dare migliore risposta noi come sindacato alla precarietà senza rinunciare allo stesso tempo alla lotta alla precarietà. Quindi non solo la questione di adattare le nostre risposte alla precarietà, ma anche come continuiamo a fare una lotta più generale alla precarietà. Fundamentalmente, antes os contaba, en el caso de Madrid, la participación juvenil cada día es más pequeña. En poco tiempo hemos perdido muchísima afiliación, pero tal vez también tenemos que cambiar el enfoque. No podemos permitirnos una llegada a las personas jóvenes desde el paternalismo, sino tiene que ser desde el empoderamiento, de que tienen que ser activos, agentes activos justamente en la construcción del sindicato y en la lucha por sus derechos. Fondamentalmente a Madrid quello che sta succedendo in questo momento è che la partecipazione dei giovani sta diminuendo in modo molto sensibile. Abbiamo perso molti iscritti fra i giovani anche come sindacato e credo che una delle cose che dovremmo fare è quella di cambiare il nostro focus di azione senza abbandonarsi al paternalismo, ma anzi dando priorità alla partecipazione e all'empowerment dei giovani. Bueno, y una conclusión, y una conclusión tal vez del grupo de trabajo, justamente que lo que tiene que ver con la participación juvenil no puede bajo ningún concepto ser responsabilidad única y exclusiva de las estructuras de juventud. Requiere la implicación de toda la organización, porque si hablamos de negociación colectiva, si hablamos de representación de todas las realidades que existen en el ámbito de las empresas, no podemos limitarlo a algo, a un problema de jóvenes. Y en esto es fundamentalmente lo que hemos fallado, al menos en Madrid, de que hemos considerado que la circunstancia juvenil solamente afectaba a las propias personas jóvenes. Y ahora vemos cómo eso también ha tenido un reflejo sobre el envejecimiento de la organización y la falta de representatividad de esas personas jóvenes. Una delle conclusioni che abbiamo tirato nel gruppo di lavoro è che la questione della partecipazione dei giovani al sindacato non è solo la responsabilità dei gruppi giovanili all'interno del sindacato, ma del sindacato tutto. Infatti, se parliamo di questioni come la contrattazione collettiva e di tutto ciò che accade nelle imprese, non possiamo limitare la responsabilità ai soli giovani. Questa è una delle considerazioni che per esempio abbiamo fatto a Madrid, e cioè che la questione appunto dei giovani non possa essere relegata e delegata interamente solo a noi strutture giovani. Bueno, pues por mi parte yo creo que nada más agradeceros. En cualquier caso tenéis las notas, las reflexiones que las tiene Federica.
y desearos un buen trabajo en vuestras reflexiones y vuestra organización de cara al futuro de la juventud, porque lo necesitamos. Justamente nuestro futuro depende de lo que seamos capaces de construir más allá de nuestras fronteras, porque es evidente que, no, que las realidades se reproducen y que hay muchísimas cuestiones que si dejamos avanzar en unos espacios se acaban consolidando y haciendo, generalizándose en el resto de Europa y a veces hasta en el mundo. Así que por mi parte nada más, agradeceros, ha sido un placer, aunque de un esfuerzo de hemos tenido un viaje accidentado, pero bueno, ha sido un placer estar aquí, ha valido la pena las horas de viaje. Muchas gracias. Io non dirò niente altro, ho preparato una nota che vi lascio, lasciata a Federica, e che spero vi possa essere utile, e vi auguro un buon lavoro all'interno della vostra organizzazione per queste riflessioni che state portando avanti. Il nostro futuro dipende da ciò che riusciamo a costruire non solo nelle nostre realtà territoriali ma anche al di fuori delle frontiere, perché i temi che stiamo affrontando oggi non riguardano solo voi ma riguardano tutta Europa. È stato un piacere e anche uno sforzo stare qui e spero che la mia partecipazione sia stata utile. Grazie. Allora, tante, molti di voi mi conoscono, mi hanno sentito già dire varie cose alla CGL Calabria, alla quale sono particolarmente affezionato anche per motivi di provenienza. Io voglio ringraziare Federica e tutta la struttura calabrese perché, come ho detto nel gruppo di lavoro, da persona nata qui, Gianluca peraltro è appunto un confinante, un potentino, e per me anche Paola, che è una compagna che io stimo e apprezzo molto e che sono veramente, ringrazio veramente di essere qua, perché a Madrid non ha detto nulla lei di se stessa del grandissimo lavoro che fa, però dedica proprio veramente una vita al sindacato, 20 ore di lavoro al giorno per portare avanti delle istanze. Come sapete, la Spagna in questo momento sta vivendo un momento non facile, un po' come noi in Italia, con una fase politica anche molto, molto, molto complessa. Avrete, spero e penso, seguito quello che sta accadendo non solo in Spagna ma anche in altri paesi. L'affermazione di forze populiste in Europa è qualcosa di molto preoccupante e speriamo che questa tendenza possa essere in qualche modo arginata anche dall'azione del sindacato. Al comitato esecutivo della CES ho 3 minuti, qua spero di prendermene 5, non di più, sottolineando 2 questioni. La prima è anche di più. La prima è quando avviene questa conferenza di organizzazione, perché non è neutro il momento in cui avvengono le cose. Questa conferenza di organizzazione sta avvenendo in un momento in cui sulle nostre coste abbiamo una richiesta di disperato aiuto da parte di popolazioni che stanno fuggendo a guerra, miseria e persecuzioni. È un momento storico. Ieri ero a Bruxelles all'esecutivo della CES, abbiamo chiesto a tutto il sindacato europeo che vengano finalmente superate le divisioni e gli egoismi, perché l'Italia da sola non può affrontare una sfida così grande, altrimenti andiamo a fondo, come non può farlo la Spagna costruendo muri a Ceuta. Non è questa la risposta. I muri non li fermeranno, ha detto Emma Bonino, se non sbaglio sono molto d'accordo con quello che ha detto Emma Bonino, e credo che non sia proprio l'ottica giusta. Quindi un'Europa più solidale, che vada oltre la retorica della solidarietà, perché solidarietà significa anche fare alcune rinunce, alcuni sacrifici, significa prendersi alcune responsabilità. La conferenza d'organizzazione avviene in un momento di crisi economica, e non solo più economica, non solo più finanziaria, è una crisi appunto anche culturale, di valori, e il Jobs Act non è altro che una storia già scritta. Il Jobs Act era scritto nelle raccomandazioni specifiche per paese di 3 anni fa della Commissione Europea. Io, per me, non è una sorpresa. Il Jobs Act controlla a distanza quello che è la mercificazione del tuo lavoro, non più come mezzo per produrre ricchezza ed evoluzione, ma semplicemente qualcosa che costa,
era una cosa che già esisteva, è semplicemente un'onda che è arrivata anche adesso qui nel nostro paese, un'onda necessaria per che cosa? Per non essere vittima della troica, dell'austerità imposta alla Grecia, altro tassello molto importante che si sta, credo, in queste ore acutizzando come problematica. È anche un momento in cui la conferenza organizzazione si svolge in un momento in cui il sindacato, e fa bene Paola a dire non è un problema di voi, non è un problema della Calabria, è un problema che sta in tutto il Mediterraneo, ma non solo, fino al Mar Baltico direi, avendo questa possibilità di girare parecchio, pagandone il prezzo a livello personale, però insomma avendo anche un grande bagaglio, vi posso dire che il fatto che la Finlandia sia entrata in stagnazione economica per la prima volta dopo la guerra mondiale non è qualcosa che ci deve fare gioire, perché già adesso la provano pure loro quello che significa stare in stagnazione economica, ma è legato a un discorso, appunto, come diceva Paola, i problemi che stanno qui, attenzione, che stanno anche altrove. La conferenza organizzazione si svolge anche in un momento storico per il sindacato europeo, c'è il congresso della Confederazione Europea dei Sindacati a fine settembre, inizio ottobre, la settimana a cavallo. Io vi dico quello che stiamo facendo noi, perché altrimenti diventa una storia infinita quello che è il congresso della CES, però dato che oggi è la giornata dei giovani nella conferenza dell'organizzazione, mi piace dirvi qualche punto, proprio pochi, su quello che stiamo facendo noi. Parto da un dato: negli ultimi 6 anni il sindacato europeo ha perso 5 milioni di iscritti. Se continuiamo così, secondo i miei calcoli, non sono un matematico, però qualcuno mi aiutasse, fra 20 anni è scomparso il sindacato in Europa. La società europea senza un sindacato non sarebbe una società più giusta. I dati del Fondo Monetario Internazionale, che non è nostro amico perché, come sapete, fa parte della famosa troica, ci dicono che i paesi dove c'è un forte sindacato è un forte movimento degli industriali, quindi una forte rappresentanza anche non corrotta magari, ecco, degli industriali, quindi delle parti datoriali, in quei paesi la cittadinanza e la lavoratrice e i lavoratori stanno meglio, hanno un indice di qualità della vita mediamente del 20% migliore rispetto a dove i sindacati sono in condizioni di grave difficoltà. Cosa facciamo noi, giovani, in una società di questo genere? Io dicevo nel gruppo di lavoro che senza partecipare qualcuno prende le decisioni al posto nostro e lo fa anche male, peraltro, come stiamo vedendo. Il fatto che sia andata a votare ormai meno della metà degli aventi diritto al voto in Italia, e il fatto che non siano andati a votare il 70% dei giovani sotto i 25 anni alle scorse elezioni europee, deve fare tremare i nostri polsi. Perché? Perché significa, ripeto, che senza partecipare qualcun altro sta decidendo al nostro posto e sta decidendo sulle nostre tasche, con le nostre tasche, anzi. Cosa facciamo noi? Perché poi bisogna anche fare delle proposte concrete. La prima cosa che abbiamo detto per noi è l'organizing. Gianluca lo diceva prima. Non si comincia a sviluppare sensibilità rispetto a questi temi quando hai 50 anni, si può fare sempre, però se si fa già a partire dalle scuole, dall'università, è qualcosa di fondamentale. Io però a questo, quindi per noi organizzare il lavoro che c'è è fondamentale. In una terra come questa, e lo dicevo anche nel gruppo di lavoro, però non si può parlare solo del lavoro che c'è, ma si deve necessariamente parlare anche del lavoro che non c'è, e quindi della creazione di lavoro. Cioè, senza creare posti di lavoro non so dove si va. Ci sono province e aree di questa regione dove la disoccupazione femminile e giovanile è intorno al 75%, se i dati Istat non me la dicono sbagliata. Quindi dove vogliamo andare? Cioè, il sindacato non può non dare risposta a queste esigenze. Mi piaceva molto, non so chi lo diceva, se non sbaglio era Daniele Carchidi nel suo intervento, che sta là, sta chiacchierando ma ascolta, vedo,
Il sindacato oggi non può prescindere dal pensare il lavoratore non solo più come lavoratore, ma come cittadino e come persona, perché i bisogni nascono dal posto di lavoro, ma non si esauriscono lì, perché oltre al posto di lavoro, dopo e prima, siamo anche persone, abbiamo delle esigenze. Perché dico questo? Perché vi racconto una storia personale. Mia nonna, che era una, diciamo, comunista partigiana nella Sila, perché io sono nato lì, mi raccontava le storie della Camera del Lavoro di San Giovanni in Fiore, ma quindi, cioè, storie degli anni 30, perché mia nonna è nata nel 1909, e mi spiegava, ma sai perché venivano lì? Perché non sapevano scrivere, e io, che avevo fatto la quarta elementare, scrivevo a chi era rimasto, perché l'emigrazione non è una storia vecchia, non è neanche nuova, aiutavo queste persone a scrivere le lettere, e venivano alla Camera del Lavoro. Allora, io ho un sogno, per una volta, tornare al telefono a gettoni, perché Renzi ci insulta, e invece credo che noi dovremmo essere orgogliosissimi del fatto che in alcuni casi la nostra tradizione è probabilmente il luogo nel quale ritrovare genuinità e forza. E perché dicevo questo? Perché dicevo che attraverso il fatto che mia nonna scriveva la lettera all'emigrato, l'emigrato si avvicinava al sindacato, al paesano che aveva il parente emigrato chissà dove, la lettera poi arrivava dopo un mese, due mesi, e si avvicinava al sindacato, si arrivava, e il sindacato faceva quindi cittadinanza, partecipazione, luogo di incontro, gli spazi dei giovani della CGIL. Dicevo, Roma è diversa, non posso parlare, io sono stato responsabile dei giovani di Roma e del Lazio per anni, e comparare una regione come questa che ha un policentrismo incredibile con Roma non si può fare, però attrarre, e non solo attrarre, ma dare cittadinanza, dare luoghi di partecipazione ai giovani nelle nostre camere del lavoro, credo che sia qualcosa di fondamentale. Però non perché gli diamo un localino, perché così si divertono a fare i film e poi leggono qualche libro e incontrano il segretario generale ogni tanto. No, partecipare significa decidere, partecipare significa anche rompere ogni tanto, perché noi giovani sanno che ci stiamo a fare. E quindi questa è una delle cose fondamentali, cioè abituarsi a un linguaggio. Si parlava prima di comunicazione. Mi permetto di aggiungere alla questione della comunicazione, questa è una delle proposte che abbiamo fatto noi al sindacato europeo, non dobbiamo solo parlare di come comunichiamo, perché i social network sono fondamentali, però il contenuto è fondamentale. Perché dico questo? Perché se noi attraiamo i giovani con una meravigliosa campagna, stupenda, come tipo quella dei giovani non più disposti a tutto, però poi non diamo loro continuità, quella che noi in inglese chiamiamo la lifelong membership, cioè l'iscrizione lungo tutto l'arco della vita, un po' come la formazione. Cioè dobbiamo pensare che i giovani a un certo punto diventano padri, madri, figli, se lo vogliono diventare, diventano anziani, diventano pensionati. E quindi se noi non pensiamo a attrarre i giovani, ma a canalizzarli lungo una iscrizione lungo tutto l'arco della vita, penso che abbiamo fatto un enorme sforzo, una meravigliosa campagna, ma poi se non trovano nella CGIL, e se era anche Daniele che diceva questa cosa, la capacità di rappresentarli in tutte le loro esigenze, questi si iscrivono, ma due anni dopo si cancellano, perché non è che le persone oggi, i lavoratori e le lavoratrici oggi hanno un bisogno di risultato, perché non trovano più nella politica la loro risposta, e quindi la cercano altrove, e qualche volta la possono trovare anche da noi. Ultime due cose sulla questione del congresso della CES, che credo che sia molto legato a quello che stiamo facendo oggi. E mobilità dei giovani, no? Noi ormai ci hanno chiamati la generazione Erasmus, perché siamo appunto chi ha avuto la fortuna di fare questa esperienza all'estero. Abbiamo chiesto alla Confederazione Europea dei Sindacati di riconoscere l'iscrizione dei giovani che si spostano in altri paesi, anche nei paesi di arrivo. Cioè se io sono iscritto alla CGIL di Cosenza, ho un sogno, vado a lavorare in Belgio, che quell'iscrizione sia riconosciuta, che i servizi che mi sono riconosciuti, il CAF, l'INCA, eccetera eccetera, qui a Cosenza, poi anche a Bruxelles, mi vengano forniti dal sindacato di Bruxelles. Questa è un'altra proposta che abbiamo fatto. Ultima proposta è quella
di cui penso avevamo parlato in un'altra occasione con Federica al coordinamento nazionale, ovvero, e questo era anche stato detto da Paola, essere sindacalisti oggi, ma essere lavoratrice e lavoratori oggi ad Amantea non ha senso se non sai quello che accade minimo a Malta e a Madrid e a Londra, perché se una decisione viene presa oggi da Cameron rispetto all'euro la pagherà anche Amantea, questo è poco ma è sicuro. E perché io dico questo? Perché abbiamo detto che per noi giovani sindacalisti è fondamentale fare un Erasmus, quindi abbiamo proposto un Erasmus per i giovani del sindacato che possano scegliere di andare in un altro luogo. Io sogno che uno di voi un giorno possa dire al segretario generale della Calabria: iscrivimi all'Erasmus della Confederazione Europea dei Sindacati perché voglio andare con Paola a vedere per 6 mesi come funzionano le commissioni sopra l'Erasmus di Madrid. Il sindacalismo europeo va costruito dalla base, va costruito formando giovani, leve di sindacalisti in questa prospettiva, facendo fare loro esperienze di questo genere. E chiudo dicendo che questo percorso è un percorso molto importante. Sì. Gli altri paesi, la Spagna diciamo, ha risposto Paola dicendo che non ha proprio funzionato, proprio esistente sia per i giovani che la politica, essendoci il Partito Popolare, diciamo, non ha funzionato. State sentendo la No, una domanda che è uscita dai gruppi è garanzia giovani, cioè come ha funzionato, se sta funzionando anche negli altri stati. Paola nel gruppo ha parlato della Spagna, anche in Spagna, diciamo, siccome è stato delegato alle regioni, un po' come l'Italia, no? È stato delegato alle regioni il compito di portare avanti garanzie giovani, non ha funzionato. Quindi una curiosità che è nata da più persone, visto che c'è Salvatore, ne approfittiamo, che ci dica come sta andando invece negli altri stati. Intanto diamo il benvenuto al segretario generale della CGIL Calabria, Michele Calabria. Mi sentivo un po' orfano, però adesso... Orfano no. Ecco, adesso Michele. Sto scherzando, perché abbiamo detto che il paternalismo non va bene, quindi ne volevo fare io un po', per drammatizzare. No, stavo concludendo, in realtà Federica, ma... quasi diciamo che andavo su, quella, su quel pezzo in realtà, perché dicevo, una delle misure che ha contraddistinto per esempio l'azione dell'Europa in questo senso è stata quella di lavorare con, su questo pacchetto di iniziative per le opportunità dei giovani. Uno dei pezzi di questo pacchetto era appunto la cosiddetta garanzia giovani, per la quale l'Unione Europea aveva e ha stanziato 6 miliardi di euro, che di questi tempi non sono esattamente pochi. Ma perché e che cosa sta succedendo? C'è uno studio, se qualcuno di voi si vuole dilettare, sul sito della CES, basta che scrivete CES giovani, garanzia giovani, e viene fuori, nel quale abbiamo comparato le diverse esperienze. Non vi posso raccontare tutte perché sennò succede che appunto altro che 5 minuti qua diventa un'ora e mezza. Provo a riassumere perché in Finlandia, per esempio, oppure in Austria ha funzionato e perché in Italia no. In Finlandia e in Austria ha funzionato perché esistevano prima di garanzia giovani una fortissima rete di centri per l'impiego nel territorio che avevano già un ottimo rapporto con le fasce anche giovani, con le scuole in particolare e con le università appunto di cui vi parlavamo prima, e perché c'è anche un tessuto produttivo capace di recepire i giovani disoccupati. Mi sembra molto ovvio. Terzo elemento è che nella costruzione della garanzia giovani le istituzioni pubbliche, le autorità locali hanno chiamato i sindacati, i rappresentanti delle imprese, gli studenti, le associazioni del territorio, gli hanno detto: come la volete questa garanzia giovani? Qua sapete che cosa è successo? Che per avere il piano nazionale
Andrea Brunetti, responsabile del giovane della CGIL nazionale, ha dovuto chiamare un amico al ministero per dire che per caso ne potresti mandare il piano di implementazione nazionale. Allora, c'è una questione culturale di fondo che noi dobbiamo veramente ribaltare. Ai sindacati, e questo penso che sia un messaggio che debba arrivare anche a Renzi, che sta perdendo un bel pezzo di suo consenso in questo momento, non è che interessa stare al tavolo, perché non credo che Michele Gravano faccia la guerra per stare al tavolo con Mario Di Lenio in questo momento, perché gli piace stare al tavolo. È il contrario. Il sindacato, se sta al tavolo, ha la possibilità di fare proposta. E la proposta, se è una proposta condivisa, viene recepita e viene costruita insieme, altrimenti è una proposta imposta dall'alto che poi produce quello che sta producendo la garanzia giovani, ovvero quello che noi siamo andati a vedere le interviste che abbiamo fatto, ma mica mo, 6 mesi fa, dicevamo, attenzione che la garanzia giovani diventerà, nella migliore delle ipotesi, uno stagificio, cioè produzione di stage, tirocini, senza molto spesso nessun legame col filo dell'educazione, quindi nessun filo dell'istruzione, cioè se tu vai a fare il cameriere si auspica che vai a fare il cameriere, a imparare come si fa il cameriere. No, invece qui viene presa addirittura a Roma, noi abbiamo denunciato come CGIL della Roma dei Lazi, compro oro e facciamo i tirocini in garanzia giovane. Abbiamo denunciato all'ispettorato del lavoro e li abbiamo però bloccati. Quindi di garanzia giovane che salviamo? Salviamo però un fatto che per la prima volta in Italia si è tentato di dare una risposta alle giovani e ai giovani che usciti dalla scuola e dall'università avevano una sola cosa, quella che noi abbiamo chiamato ereditalia, cioè se c'hai padre avvocato, forse fai avvocato, se c'hai padre ingegnere, forse fai l'ingegnere, altrimenti se hai il padre disoccupato, fai il disoccupato. Quindi la famosa mobilità sociale che si è bloccata. Il tema della garanzia giovane è strettamente legato alla questione del piano del lavoro. Noi abbiamo detto mille volte, senza creare lavoro non si va avanti, non si può andare avanti, perché puoi avere anche la garanzia migliore del giovane migliore del mondo, ma se hai il giovane non hai opportunità formative e di lavoro vere da offrire, che cosa vuoi che succeda dopo la garanzia giovane? Questo è il problema. L'ultimo punto che volevo affrontare, che appunto era legato alla domanda che mi faceva Federica, è il fatto che questi momenti regionali, questi momenti territoriali anche di riflessione di Giovani in Lab andranno a confluire nella festa dei giovani della CGIL nazionale, che si terrà 3, 4 e 5 di settembre a Ostia, con un attivo nazionale che si terrà con Susanna Camusso appunto il 5 di settembre, al quale spero molti di voi potranno partecipare, e ci sarà appunto raccolti tutti questi documenti, contributi che verranno fuori, un contributo alla conferenza dell'organizzazione territoriale, proprio per dimostrare che la partecipazione, come dicevamo prima, è l'unico modo per migliorare le nostre risposte a una generazione che in questo momento storico fa una grande fatica a ritrovarsi rappresentata all'interno delle istanze democratiche. Però spero che, penso che la CGIL, facendo questa conferenza d'organizzazione, stia facendo in ogni caso un'operazione molto importante, perché ha la possibilità, come i gruppi di lavoro di oggi, di dare ascolto e parola a persone che di solito non hanno questa possibilità. Grazie. Grazie Salvatore, io credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro e riassumeremo, diciamo, anche tutto ciò che è uscito dai gruppi per portare il nostro contributo alla festa nazionale. Io no, purtroppo, per fortuna, purtroppo non ci sarò, è impossibile per me. E voglio ringraziare di nuovo Paola e gli voglio regalare, oltre ad altre cose che gli darò, però il nostro simbolo, diciamo, della CGIL, perché credo che sia importante e fondamentale anche darci, diciamo, queste cose, perché sembrano una banalità, però poi in realtà non lo è, perché sono per noi un simbolo ed è fondamentale e sta dentro di noi. E adesso c'è la musica e l'aperitivo, quindi non andate via. Non volevo intervenire, perché non volevo intervenire.